Misha, dobbiamo raggiungere il Volga. Come scappiamo dal palazzo? Misha, concentrati. Come possiamo arrivare al fiume? Qui c'è un'uscita. Potremmo fuggire nelle fogne. Ma al momento i tedeschi stanno bloccando il cortile. Sarà dura. Avete delle scorte? Armi? Qualcosa che io possa usare? C'erano dei soldati appostati sul tetto. Avevano una radio, ma forse anche delle scorte. Va bene. Vi darò fuoco di copertura da lassù mentre tu porti gli altri nelle fogne. Come vuoi. Forse puoi salire sul tetto arrampicandoti da lì. Forse posso darti una spinta da qui. Qui, Polia! Meglio sbrigarsi, Polina. Di qui dovresti arrivare al tetto. Ti aiuto io. Troverò un punto per coprirti. Lo so, sei sempre stata più brava di me a sparare. Ora papà è con me. E lui non vuole vederci morire in questo ufficio postale per mano di questi bastardi. Sarebbe orgoglioso di te. Sarebbe fiero di noi. Porta gli altri nelle fogne. Io vi coprirò dal tetto. Mira bene, ok? Come sempre. Bene, Rigata. Una volta in strada, aspettiamo che Polina si metta in posizione. Polina! Polina, mi senti? Sono alla radio! Merda, non ricevo niente! Cazzo, ascoltami una buona volta! Siamo bloccati nel cratere vicino al tram! Pronti a correre verso le fogne al tuo primo colpo! Siete circondati, russi! Accettate la sconfitta! Polina, al tuo segnale corriamo verso le fogne! Poni l'arma e arrenditi! Per fortuna lassù non ci sono io! Ora! Polina lo terrà occupato! Nessuno di voi uscirà vivo da questa piazza! Fuori dai piedi! Arrivano altri da destra! Davai, davai, muoviamoci! Ci siamo quasi! Liat! Da dove arrivano tutti quei tedeschi? Spari anche meglio di papascia! Altri dietro di noi! Dall'altra parte del cratere!
Basha sarebbe fiero! Bene, correte tutti verso le fogne! Polina, cerca di coprirli! Dacci un minuto per aprire le fogne! Polina, l'hotel! Ci sparano dall'alto! Le finestre! Ci sparano da sopra l'atrio dell'hotel! Polina, stanno cercando di raggiungerti sui tetti! Sopravvivere a Stalingrado non era impresa da poco, figuriamoci fuggirne. Ma non si sfugge veramente a una cosa del genere. La macchina da guerra nazista ci aveva feriti nel profondo e bruciato qualcosa di importante. Penso che sia stato questo l'aver attirato l'attenzione dell'SOE. Polina, però, aveva una ferita più profonda. Era destinata a restituire il favore. E ciò l'aveva resa il membro più letale del mio team. Che storia toccante. Non sei riuscita a salvare nemmeno tuo padre. E dimmi, perché una russa con un vecchio fucile fa parte di un'operazione segreta? Non mi fai paura, sporco ratto. Mi hai frainteso, Fräulein. Non ho bisogno che tu mi tema. A me servono le tue urla per convincere i tuoi amici a parlare. Ah, sì? Perché sono una donna. Non sei una cima in queste cose, eh? Dimmi, hanno altre missioni gli alleati? In Germania. Non ho proprio voglia di parlarne. Allora, di cosa vorresti parlare, Fräulein? Friesinger. Su, chiamalo. E ti confermerà la medesima storia. Via di qua. Voglio tutti i documenti sul comandante Steiner e delle foto di quella cecchina russa. L'usignolo, sì, quella. E poi... Herr Friesinger, la stavo cercando. La donna l'ha confermato. Il sesto della squadra è morto. Ne è sicuro. Un americano, arrestato a Tempelhof, rubava un aereo. Non ha alcun senso.
I prigionieri ti hanno preso in giro, Richter. E ora tu ti stai prendendo gioco di me! L'americano viene portato qui ora. Se devo interrogarlo io stesso, allora non ho bisogno di te. Stai bene? Sei cieco, forse. Volevo essere gentile. Che gli hai detto? Che apprezzo le sue torture. Rilassati. Ho detto le tue stesse balle. Ti ha creduta? Non ho più chiesto quando ha nominato Freisinger. Una volta fuori da qui, la prima cosa che voglio fare è andare al cinema. A vedere Les Trois Mousquetaires. Per farmi spezzare il cuore da Edith Mera. E tu, Lucas, qual è la prima cosa che farai? Io? Una volta a casa, mangio Lamington per una settimana. Solo dolci in continuazione. A te so cosa manca. Sì. Vorrei stare nel mio locale con la dolce Barbara che mi serve una pinta dietro l'altra fino a scordare questa guerra del cazzo. Sempre che sia ancora viva. Ho perso tutti i miei cari. E provo qualcosa soltanto quando vedo un tedesco che implora per la sua vita. Perciò sto bene esattamente dove sono. Wade si è fatto vivo come speravo. Ha fatto la sua parte ignorando il mio piano. Nessuno ci contava, ma io invece puntavo sul suo carattere affascinante. Oh! Fallo ancora, Crucco, e avremo un cazzo di problema. Hanno mentito su di te, tenente. Tenente? Ci voleva tanto. Ecco un po' di rispetto. Oh! So che sei il sesto uomo. Perché ti interessava quell'aereo? Voi nazisti mi fate rimpiangere quel nerdoso pacifico. Voglio sapere su quale altra cosa hanno mentito. Wade si era tirato fuori da situazioni peggiori a parole. Chi l'ha sentito parlare del Midway sa che esagera spesso. Ogni volta che raccontava la storia era leggermente diversa. Magari aggiungeva una squadriglia di zero o un'altra portaerei ai suoi abbattimenti. Io però avevo letto i rapporti di quel giorno. Wade esagerava, sì, ma non molto. Ricordate, l'obiettivo primario sono le due portaerei giapponesi. La squadriglia VS ne attaccherà una e la VB prenderà l'altra. La 6 resterà in copertura. Se il tempo regge, finiremo prima che se ne accorgano. Poi il Pacifico sarà nostro. Andate là fuori e affondate quelle portaerei. Eravamo già sotto pressione. Ma l'intera guerra... Calmati, Hernandez. Sono nato per questo. Parla per te, Wade. Vamos, Jackson. Hanno finito di riparare l'aereo stamattina. Ci aspetta sul ponte di volo. Guarda che ha un nome. Gli hai dato un nome? Al nostro aereo. Potevi dirmelo. Non l'hai chiesto. Si
Dici che la flotta sarà nel posto giusto? Lo spero. Se va bene, ci dedicheranno un capitolo sui libri di storia. Non sono ancora pronto a passare alla storia, quindi facci un favore e niente bravate per oggi. Bravate? Mi ferisci? Deco, ti sei mai chiesto perché non sei stato promosso? Dimmelo tu, genio. Questo non è lo show di Wade Jackson, amico. Siamo in guerra. Tutti vogliamo vincerla e tornare a casa. Tu pensa a levarti gli zero dal culo e torneremo a casa. Ehi, veniamo anche noi! Ti aiuto io, Jackson. Andiamo! Jackson, quante medaglie vinceremo se la sfanghiamo? Dopo oggi dovranno intitolarmene una, Miller. Ricorda che lassù siamo una squadra. Resta in formazione o Davis ti strapperà i gradi. Le formazioni mi rallentano. Ma con chi ho a che fare? Guarda un po'. Tempo giusto per volare. Speriamo non peggiori. E ora, mano alla massa. Signora, aspetta! $10 che ha batto più zero di te, Jackson! E dai, non incoraggiarlo! Prova radio per Sugar 17. Ricezione perfetta. Il comunicatore funziona. Danno il segnale del check prevolo. Equilibratori posteriori. Equilibratori a posto. Ok, controlliamo gli alettoni. Alla destra a posto. Ora l'alettone di sinistra. Alla sinistra, ok. Anda su di giri, vediamo se il motore regge. Come reagisce? Niente male, facci piano, Jackson. Sugar 17, siete autorizzati al decollo. Ok, facciamola volare. Pronto, Hernandez? Te non sei mai abbastanza pronti. Vai, massima potenza! Togliere i freni! Por favor! Niente numeri. Basta feste! Siamo qui per divertirci, pendejo. Allora, vuoi dirmi che nome hai scelto? Quale nome? Per l'aereo, per l'aereo! Ci stai ancora pensando? Beh, e di che altro vorresti parlare? Ah! E va bene, tieniti i tuoi segreti. Sugar 10 a tutte le unità Victor. Chi è fuori formazione? Qualcosa non va. Oddio! Porca puttana! Da dove sono spucati quei maledetti Zero? Puntano gli aereo siluranti! I caccia non ci sono ancora, S-17, attaccate quei nemici! Ci sono! Dietro ci pensi tu, Hernandez! Mitragliatrice pronta! Non devono colpire gli aereo siluranti! Mayday! Mayday! Esplosione! Dietro di me, aiutatemi! Non ce la faccio! Sono al limite!
tutti abbattuti. Ben fatto, S-17. Fate attenzione, un giorno potreste fregare il posto a Jackson. Oddio, spero di no. Occhio alla contraerea, ci avviciniamo alla flotta. Flotta giapponese sotto di noi, avanti. Mayday, mayday, mayday! Adesso, Hernandez! Teniamo duro, occhio ai colpi traccianti! Quota! 3000! Occhio a quella contraerea! 2000! A tutti i bombardieri, ci siamo quasi, usate il mirino! Quasi! Teniamo duro, occhio ai colpi traccianti! Quota 3000! Occhio a quella contraerea! 2000! A tutti i bombardieri, ci siamo quasi, usate il mirino! Quasi! Adesso! Cazzo! Capra! Capra! Teniamo duro, occhio ai colpi traccianti! Quota 3000! Occhio a quella contraerea! 2000! A tutti i bombardieri, ci siamo quasi, usate il mirino! Manca poco! Adesso! Cazzo! Capra! Capra! Teniamo duro! Occhio ai colpi traccianti! Quota! 3000! Occhio a quella contraerea! 2000! A tutti i bombardieri, ci siamo quasi, usate il mirino! Quasi! Adesso! Cazzo! Capra! Capra! Ben fatto, S-17! Abbiamo sollevato un vespaio! È pieno di zero, dobbiamo sfoltirli un po'! Saliamo, verremo abbattuti dalla contraerea. Restiamo bassi, ragazzi. Lanciano altri zero. Cazzo, quanti sono? Qui si sta facendo affollato. E lo incontra. Grazie, Jackson. Ti devo un favore. Merda! Non mi scappi! Rinforzi nemici! Eccone altri! Sì! Lanciano un'altra ondata! Pazzesco! Come fanno ad averne così tanti? Dobbiamo eliminare gli zero! Thank you.
tutti gli aerosiluranti! Ci colpiscono! Saliamo di quota! La squadriglia VP non risponde! Ne perdiamo troppi! Andiamo, andiamo! Mi serve aiuto! Zero, a ore 5! S-17 a tutti i piloti con bombe. Raduniamoci e prendiamo quota. Proveremo un ultimo attacco. Cosa? Saliamo più che possiamo e bombardiamo ancora. Ce li abbiamo in coda! Cazzo, continuano a spararci addosso! Forza, siamo quasi fuori portata! Seminati? Non li vedo! Occhio, occhio! Oh, cazzo! Ehi, ehi! S-17, vi hanno conciati male, tutto ok? Tutto bene! Zero, sono là davanti! Colpiteli! Prestate informazione, dobbiamo superarli! Ci sono addosso! Merda, merda! Saliamo finché non torneremo sopra la flotta! Abbattiamoli! Ne sono altri? Quasi alla quota d'attacco! La flotta è sotto, pronti all'attacco! Dobbiamo colpire la seconda porta aerei. A chi restano bombe? S-18 ne ha! S-3 anche... Ah! S-17 ne ha una! Qualcun altro? Ok, S-17 e S-18, dipende tutto da voi. Informazioni dietro di noi e attaccate! Sarà per un velo, vero? Più o meno! A tutti gli aerei! Teneteli alla larga da S-17! Quota! L'altimetro è andato! Allora è meglio se ti reggi forte! Mi hanno colpito! Ti espello! Jackson, tocca a te! Tutto sotto controllo! Ancora qualche centinaio! Un altro po'! Quasi! Adesso, Jackson! Thank you.
essere considerato un fenomeno, più che un eroe. Era la sua contraddizione. Era uno dei piloti più abili della guerra, ma aveva bisogno di un team. Il problema era farglielo ammettere. Ragazzi, non vi disturbate per me. Sto bene. Ma guarda un po' che bella riunione di famiglia. Mi hai mentito. Lo credevamo morto, quindi vaffanculo. Davvero? Bastardo! E non mentirmi mai più. No! Cosa? State lontani! Toglietemi le mani di dosso! Frisica, è tradimento! Questo è atto tradimento! Freisinger! Oh, di certo non finisce qui! Giù le mani, ho detto! Freisinger! Che sta succedendo? Hitler è morto. Cosa? Come? Chi è stato? Sembra che si sia tolto la vita. Ma... senza il Führer? Siamo persi. Sbagli. Hai delle informazioni per me. Come sospettava, l'americano era il sesto uomo. Ma credo di averli fatti crollare. Mi rattrista vedere la nostra patria profanata. Da sporchi russi, per giunta. Non c'è più niente per noi qui. Affinché il Reich sopravviva, mi serve un passaggio sicuro a Tempelhof. Contavo su di te, Richter. Ma ti sei dimostrato non essenziale. No, 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 signore, no! Avrà tutto quello che le serve, glielo giuro. Il tempo corre. Certo, ho capito. Mein Führer. Io lo ucciderò. Richter ci sta addosso. Non abbiamo tempo. Io... ho cercato un aereo per fuggire, ma ho fallito. E quando sono arrivato qui, vi avevano già rinchiusi. Così io... ho preso una bomba dai russi e mi sono consegnato. Abbiamo circa un'ora prima che il muro salti in aria e si possa uscire. Se ne usciremo vivi. Non so da fidarsi. È solo un fottuto pilota. Fottuto pilota asso, intendi? Sono d'accordo con lei. Tu che ne sai di esplosivi? Dici? Beh, fottiti anche tu. Vi dico perché possiamo fidarci. Ecco, sentito. Wade è più che in grado di farci uscire e con le informazioni. Abbiamo compagnia!
Tieniti forte! Colpa tua! Merda. Ok, ok. Ti tiro fuori, ma farà male. Merda. Ma ti ficcherai in testa che non puoi... Ehi, Wade! Wade, resisti! Avanti, Wade! Ehi, no! Ehi, sveglia! Wade, forza! Non morirai oggi, non morirai! Devo capire dove ci troviamo. Ti lascio qui. Pensa agli Yankees. Cosa? Sai che tifo per i Dodgers. Porca puttana! Non hai un tocco molto leggero. Non c'è di che, stronzo. Mi serve l'arma. Ho perso la mia nello schianto. Che hai causato tu? Che cosa dovrei fare? Non toglierti le bende. O morirai e addio divertimento. Sta nascosto fino al mio ritorno. しゃべろ。飛行機の中をしゃべろ。リラックスキロスキリオダ。